immaginate nella seconda metà dell'Ottocento un giovane scrittore o scrittrice italiana che discute con un editore di un romanzo che sta scrivendo, un romanzo storico alla maniera di Walter Scott o di Alexandre Dumas. E immaginate la risposta del vecchio e scaltro editore. Cara ragazza mia, lascia che ti spieghi un paio di cose sulla nostra industria. A differenza della Germania o della Francia, in Italia non vendiamo molti libri. L'ampiezza limitata del nostro mercato e la sua frammentazione linguistica è forse un riflesso delle esigue dimensioni della nostra borghesia. I nostri borghesi compensano la loro arretratezza fingendo di essere molto colti. Alcuni perfino leggono libri. Il problema e che le nostre élite colte conoscono il francese e pensano che qualsiasi cosa in francese sia migliore. E devo ammettere, siamo nel 1850, che non possiamo competere con Balzac, Hugo e Alexandre Dumas. Traducendo testi dal francese imparerai a scrivere romanzi e forse diventerai un imitatore sconosciuto all'estero, ma pubblicato in Italia, soprattutto se adotti un nom de plume francese o inglese, o forse potresti ottenere grande fama come autore di Spaghetti Longfellows, come farà tra qualche anno il tedesco Karl May, che scrive western e che diventerà uno dei più venduti autori tedeschi di tutti i tempi, con 200 milioni di copie vendute. Mi hanno detto che un certo Emilio Salgari, oggi bambino, vuole scrivere romanzi d'avventura. Vedremo. L'alternativa, se hai davvero talento, è quello di scrivere per la fascia alta del mercato, quella occupata dai russi, da Tolstoi, da Dostoevsky. Non ci sono molti soldi in questo mercato, solo eterna gloria. Nell'Ottocento l'opera lirica era prevalentemente italiana. Queste opere a loro volta furono sempre più costruite con un occhio al mercato europeo e poi a quello mondiale. Rossini adattava Beaumarchais, il barbiere di Siviglia. Donizetti adattava Walter Scott. Verdi adattava un noto bestseller, La Traviata, dalla Dame Camelia, e Puccini ambientava una delle sue opere in America, La Fanciulla del West, un'altra in Giappone, con un protagonista americano, così come molti film europei di oggi inseriscono un motif americano per assecondare il mercato statunitense. Avevano tutti in mente un mercato globale, erano veramente degli imprenditori internazionali, non scrivevano solo per l'Italia. Prima dell'unità, l'Italia era la piazza ideale per la lirica, molte corti, molti teatri. I compositori italiani non erano incentivati a comporre sinfonie o musica da camera. Il mercato non tirava. La musica strumentale nell'Ottocento, ma non nel Settecento, veniva considerata come un genere prevalentemente tedesco, così come i romanzi erano territorio francese e britannico. Quando si trattava di musica, gli inglesi producevano poco, almeno fino
ai Beatles. Non è che agli inglesi non piacesse la musica. C'era una fiorente scena musicale, concerti a pagamento e teatri d'opera, ma gli inglesi ritenevano che il meglio venisse da fuori, un po' come avverrà più tardi in Italia, quando i gialli verranno considerati come un dominio inglese o americano o francese, pensando a Simenon. I romanzi a puntate richiedevano un meccanismo per invogliare il consumatore ad acquistare il capitolo successivo. Così era necessario concludere ogni puntata con quello che gli inglesi chiamano un cliffhanger, letteralmente appeso alla scogliera, un'intenzionale interruzione della narrazione nel momento più drammatico, proprio come alla televisione o alla radio si ha bisogno di un suspense per invogliare lo spettatore o l'ascoltatore a ritornare. Un altro elemento della cultura di massa che dobbiamo all'Ottocento è lo star system, più tardi sviluppato a Hollywood. Il suo equivalente nell'Ottocento erano i cantanti lirici, chiamati appunto divi, la svedese Jenny Lind, l'italiana Adelina Patti, l'australiana Nelly Melba, sì, è quella per la quale il grande chef parigino inventò la pesca Melba, e ancora naturalmente Enrico Caruso e Beniamino Cigli. E poi c'erano grandi interpreti, più noti a loro tempi come interpreti che come compositore, come Franz Liszt. Il pianista più popolare del XIX secolo conosceva a memoria quasi tutto il repertorio pianistico. Inoltre lo ampliava, trascrivendo e adattando pezzi scritti per altri strumenti. Tra il 1839 e il 1847 fu impegnato in una formidabile tournée europea con oltre 1000 concerti. In alcune città Liszt faceva il tutto esaurito con 3000 spettatori, un po' come i Rolling Stones. Tra il 1880 e il 1920, tre innovazioni cambiarono per sempre i mercati culturali: il grammofono, il cinema, la radio. Costituirono la base per una importazione massiccia di cultura americana nel XX secolo. Cultura americana che fino ad allora non era molto conosciuta. Soprattutto veniva la musica popolare americana, a sua volta un ibrido di molti ritmi, tra i quali una notevole influenza irlandese e africana grazie agli ex schiavi. La dimensione del mercato americano era molto maggiore di quella dei singoli stati europei. Il mercato interno bastava a coprire i costi e ciò consentiva poi a procedere sui mercati esteri partendo da una posizione di forza. Poi c'era il prestigio crescente degli Stati Uniti come terra della modernità, del futuro, terra di possibilità, terra dell'individualismo. Ma l'elemento determinante fu che negli Stati Uniti non esisteva una cultura nazionale d'élite come quella che si era sviluppata nel corso dell'Ottocento in Europa. Infatti, le innovazioni, il grammofono, il cinema, la radio, tutto degli ultimi anni dell'Ottocento, hanno segnato l'alba di un nuovo secolo, di una nuova industria culturale di massa trainata dalla tecnologia.
nel 1910 la Gramophone Company aveva fatto 14.000 registrazioni in Asia e in Nord Africa, ma i clienti erano di solito le classi superiori occidentalizzanti e dunque la società, la Gramophone Company, vendette anche molta musica occidentale in quei mercati, promuovendola come parte essenziale di uno stile di vita moderno. Certo, per consumare i testi, per leggerli, era necessario avere una particolare abilità, saper leggere. Per le nuove tecnologie sviluppate alla fine dell'Ottocento non occorre alcuna capacità di lettura, ma solo l'acquisizione di un apparecchio al fine di consumare beni culturali, un grammofono, una radio, il cinema, eccetera. Possiamo dunque perfino permetterci il lusso di essere analfabeti, malgrado questo, ormai di analfabeti ce ne sono pochi rispetto a 100 anni fa. Cambiamenti culturali sono successi prima e il mondo è andato avanti, così come continuerà ad andare avanti nel bene e nel male. Il futuro, come al solito, rimane misterioso. Dopotutto, come spesso dico, non molti avevano previsto la rivoluzione comunista e l'arrivo del fondamentalismo islamico. Pochi avevano previsto la fine del comunismo. Pochi avremmo previsto l'ascesa economica della Cina o anche la crisi del 2008. E dunque, in quanto al futuro, vedremo. Vi ringrazio della vostra pazienza e dell'ascolto.